200 piccoli quadratini bianchi posizionati in punti specifici della scacchiera che ci fanno vedere la tastiera come convergente verso l'interno. Questo perché non possiamo fare a meno di collegarli mentalmente. Il video mostra in slow motion questo processo costato più di 4 ore al creatore del video. Ma cosa succede se vengono soffiati via i quadratini? Le linee della scacchiera tornano ad essere parallele anche per il nostro occhio. Come già accennato, sostenibilità ambientale in primo piano e in stretta correlazione con la nostra alimentazione. Giovedì 14 febbraio presso la Fondazione Catella a Milano si terrà We Green, il primo forum interattivo sulla sostenibilità ambientale che si svolgerà con la partecipazione di FAO, un evento aperto al pubblico dove si parlerà dello stato di salute del nostro pianeta e delle soluzioni concrete e alla portata di tutti per combattere l'invecchiamento della Terra. Tra i temi principali una grande importanza sarà data all'alimentazione e questa sera vogliamo approfondire proprio questo argomento. Vado quindi a presentare il secondo ospite telefonico di questa sera, dottoressa Paola Riscazzi, coordinatrice della piattaforma Ambiente per i beni di largo consumo di Sprim Italia e dell'Università Cattolica di Piacenza. Buonasera dottoressa Riscazzi. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui con noi. Allora, sostenibilità ambientale, questo è il tema. In che modo la nostra alimentazione può aiutare il nostro pianeta? Sì, consideriamo che l'approvvigionamento alimentare dà un forte contributo all'intero impatto ambientale dovuto ai nostri consumi. Secondo recenti studi, appunto, il consumo alimentare rappresenta dal 20 al 30% rispetto all'intero impatto ambientale. Ciò significa quasi un terzo. Quindi sicuramente ciò che mangiamo, come del resto ogni altro bene che utilizziamo quotidianamente, viene prodotto attraverso una filiera che impiega energia e risorse per il suo funzionamento e quindi il nostro comportamento alimentare può avere un peso rilevante sul danno ambientale provocato globalmente dai nostri consumi quotidiani. In pratica, con le nostre corrette scelte alimentari possiamo quindi contribuire al benessere del nostro pianeta. Il sistema agroindustriale sta già lavorando comunque per migliorare i processi produttivi e la sostenibilità dei prodotti alimentari che vengono realizzati, ma non dimentichiamo che anche noi consumatori abbiamo una responsabilità in questo senso, quindi sul tema della sostenibilità ambientale, e dobbiamo renderci conto che siamo parte attiva di una filiera di produzione e consumo sostenibile. Quindi non dobbiamo considerare di essere di subire quello che viene prodotto e quindi quello che viene realizzato per la nostra alimentazione quotidiana. Noi dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo essere correttamente informati da questo punto di vista per poter scegliere in modo più responsabile, dove per scelta non intendiamo soltanto la decisione se consumare un prodotto alimentare piuttosto che un altro, ma proprio l'adozione di comportamenti virtuosi, quali la riduzione, ad esempio, degli sprechi alimentari. Ecco, quindi mi pare di capire che ci sono degli alimenti buoni e degli alimenti, ecco, cattivi. Tra gli alimenti cattivi, ecco, quali sono quelli che impattano di più sul nostro pianeta e sull'ambiente? Esatto, su questo argomento bisogna fare attenzione perché ci sono tanti falsi miti dovuti a diverse motivazioni, quali dati scientifici disomogenei, cattiva interpretazione di questi dati o sistemi di valutazione sbagliati. Quindi attenzione perché non esistono degli alimenti cattivi che impattano maggiormente sul nostro pianeta. Facciamo l'esempio della carne bovina che spesso viene accusata da questo punto di vista. Ci focalizziamo spesso sull'impatto produttivo, sull'impatto ambientale del prodotto principale del processo produttivo della filiera animale, che è appunto la carne, ma teniamo conto che questo processo produttivo non va a produrre soltanto la bistecca che noi andiamo a mangiare quotidianamente, ma anche altri sottoprodotti quali il pellame, gli scarti che vengono destinati ai nostri animali da compagnia. Quindi solitamente tutto l'impatto ambientale del processo produttivo va a gravare sulla sola carne, senza tener conto invece che ci sono altri output di questo processo produttivo. Inoltre un altro errore è che vengono confrontati diversi prodotti alimentari, quindi differenti dal punto di vista nutrizionale, sulla base dello stesso peso. Ad esempio vengono confrontati un chilo di carne con un chilo di frutta.
Ma facciamo un esempio pratico: se un chilo di frutta in Italia dovrebbe essere consumato in poco più di 2 giorni, un chilo di carne rossa dal punto di vista nutritivo è sufficiente per ben 5 settimane, quindi l'impatto ambientale di questi due alimenti è praticamente equivalente se noi teniamo conto di questi calcoli. Quindi, in conclusione, non esistono alimenti buoni o cattivi per l'ambiente, come del resto a livello nutrizionale, ma una corretta ed equilibrata alimentazione. Quindi, mangiando in modo equilibrato, ciò significa rispettando i canoni della dieta mediterranea e rispettando le nostre tradizioni alimentari, la nostra alimentazione sarà più sostenibile. Ecco, e sicuramente lei l'ha anche già accennato, è importantissima l'informazione, quindi come possono essere i consumatori informati correttamente su queste tematiche? Esatto, per favorire un'informazione consapevole del consumatore, quindi per permettergli, come dicevo prima, di scegliere in modo consapevole i suoi prodotti alimentari, noi di Sprim siamo stati i primi in Italia ad aver sviluppato un sistema di etichettatura ambientale multicriterio che va ad indicare l'impatto ambientale dei prodotti alimentari, ma anche dei beni di largo consumo in generale, quindi non solo alimentari, sulla base di 3 macrocategorie, cioè noi calcoliamo l'impatto ambientale rispetto a 18 indicatori di impatto ambientale che vengono raggruppati su 3 macro aree, che sono qualità dell'aria, qualità e consumo di acqua, qualità e consumo di suolo. Quindi appunto noi abbiamo un'etichetta multicriterio che va a valutare non soltanto il carbon footprint, che spesso viene nominato e indicato da parecchi studi scientifici, ma noi andiamo a tener conto di diversi impatti ambientali sull'intero ecosistema. Un'altra novità introdotta con questo sistema di etichettatura sta nel fatto che noi non consideriamo l'impatto ambientale riferito ad un peso standard di alimento, ma piuttosto riferito ad una porzione di quell'alimento, porzione secondo quanto stabilito dalle linee guida nutrizionali. Quindi, perfetto, dottoressa Riscazzi, è stata chiarissima, purtroppo abbiamo poco tempo, sicuramente un argomento interessante che approfondiremo anche più avanti. Io la ringrazio, come detto, di questa intervista. Ricordo i nostri telespettatori, giovedì 14 febbraio presso la Fondazione Catella a Milano, questo forum interattivo sulla sostenibilità ambientale. Le auguro una buona serata e sicuramente un buon lavoro. Grazie a lei e buona serata a tutti. Mi raccomando, tutte le informazioni che volete potete chiedersela al nostro indirizzo di posta elettronica meteo@class.it. È il momento di tornare a parlare di previsioni meteorologiche. Siamo pronti per la tendenza meteo dei prossimi giorni. Vado subito a collegarmi con il nostro meteorologo Davide. A te la parola. Ebbene, la situazione, meglio il centro di bassa pressione, è responsabile di questa fase invernale piuttosto intensa sulle regioni settentrionali in fase di colmamento, soprattutto di spostamento verso sud-est, quindi si allontanerà dalle nostre regioni, provocando però ancora dell'instabilità, soprattutto al centro-sud. Quindi il miglioramento del tempo sarà graduale nel corso dei prossimi giorni. Dapprima si farà largo al nord, specialmente al nord-ovest, però attenzione che con i cieli sereni il rischio di forti gelate sarà piuttosto elevato su tutta la Val Padana, mentre rimarranno, come detto, un po' di instabilità, un po' qualche rovescio e temporale soprattutto al centro-sud. Ancora nella giornata, vedete, di giovedì, tra la Puglia, la Basilicata, la Calabria, ancora sulla Sicilia, così come su gran parte del versante adriatico, molte nuvole, qualche pioggia sparsa, mentre nella giornata di giovedì migliorerà ovunque sul versante tirrenico, qualche nuvola in più anche sulla Sardegna. Al nord invece il tempo sarà nel complesso buono, forti gelate al primo mattino e durante la notte su gran parte della Val Padana. Venerdì ulteriore miglioramento anche su gran parte delle regioni centrali, anche quelle del versante adriatico, ultimi piovaschi tra la Calabria e la Sicilia, le temperature in lieve aumento. Infine la tendenza per la giornata di sabato sarà stabile su gran parte della nostra penisola, ancora qualche nuvola in più sulla Calabria e sulla Sicilia con ultimi piovaschi, ma anche qui poi tra il pomeriggio e soprattutto in serata il tempo tenderà a migliorare. Il 12 febbraio 1809 nasceva uno degli scienziati che più ha rivoluzionato il nostro modo di concepire la vita. Tanti auguri a Charles Darwin. Buon
compleanno, Darwin! Sono 200 gli anni trascorsi dalla nascita di Charles Darwin e 150 dalla pubblicazione del suo capolavoro, L'origine della specie. La storia di Darwin inizia in realtà 175 milioni di anni fa, quando la Pangea cominciò a frammentarsi. A quel tempo la Terra era abitata da mammiferi primitivi, variamente diffusi in un continuum di specie, ma lo spezzarsi in due e poi in più parti del supercontinente causò la suddivisione della fauna. Oggi è possibile tracciare questa demarcazione evolutiva e il primo che iniziò a srotolare la matassa fu proprio Darwin. La teoria che portò avanti fu così rivoluzionaria che scosse i fondamenti delle religioni bibliche, generando polemiche che continuano a dividere l'opinione pubblica e i non addetti ai lavori. La teoria demoliva completamente la convinzione che l'uomo fosse stato creato a immagine e somiglianza di Dio e lo riportava ad una più umile discendenza da qualche progenitore comune alle grandi scimmie, per caso e necessità. È così che viene spiegato il principio di ereditarietà dei geni che oggi completa la teoria dell'evoluzione. Siamo frutto di errori casuali e prove continue. Chi ha saputo adattarsi meglio ha vinto la più grande sfida di tutti i tempi, la sopravvivenza. In chiusura di trasmissione vi ricordo come sempre il nostro sito www.classmeteo.com, da lì potete consultare le previsioni meteorologiche per il vostro comune di residenza fino a 10 giorni. Potete anche scriverci una mail al nostro indirizzo di posta elettronica che è semplicissimo, meteo@class.it. Se invece volete rivedere delle parti della trasmissione di oggi o anche le trasmissioni dei giorni scorsi, potete andare sul nostro sito e visitare il video center. Anche per oggi abbiamo concluso, mi raccomando, vi ricordo l'appuntamento di domani alla solita ora. Intanto vi auguro una buona serata con la programmazione della nostra rete. Ci vediamo domani.